Ragazzi, ciao, bentornati alle mie lezioni. Oggi ho ricevuto una richiesta che mi ha messo un attimo, diciamo, non in difficoltà, però mi ha lasciato un po' perplesso sul da farsi perché io appena qualche mese fa ho pubblicato un corso di armonia completo, chiamato Corso di Armonia Applicata per Bassisti, dove ho cercato proprio di chiarire molti aspetti su cui ci sono ancora tanti dubbi, tante incertezze e tanta confusione. Uno di questi sono i cosiddetti modi, scale modali, musica modale, tonale, eccetera. Mi è stato chiesto di fare un po' di chiarezza anche con le lezioni online, visto che per ora sono apprezzate. Scusate il cappello, ma qui da me fa freddo di già. E quindi vorrei fare un'altra sezione, a questo punto, passo dopo passo, rivolta non solo a noi bassisti, ma anche a tutti coloro che vogliono capire nel modo più semplice possibile, almeno io ci provo, qual è il senso della musica modale. Qual è il senso di una scala modale e così via. Tutti questi argomenti, perché ripeto, c'è tanta confusione in giro. Leggo a volte notizie un po', cioè spiegazioni un po' complesse, un po' date male, insomma. Cerco nel mio piccolo di essere più diretto possibile. Infatti, secondo me, il miglior modo per comprendere la musica e per comprendere questi argomenti all'ascolto, quindi l'ascolto di esempi come feci con gli intervalli, per esempio, e ascoltare degli esempi, quindi una canzone perché è scritta in donico? Si spiega, si cerca di capire, però poi bisogna ascoltare determinati brani per capire anche proprio la sonorità, eccetera. Allora, oggi è una premessa, quindi ci saranno ovviamente altre lezioni de dedicate, come prima cosa ai cosiddetti modi della scala maggiore. Non mi soffermo sulla storia della musica modale, perché si entra in un mondo proprio nella storia della musica che ci sono dei trattati, dei libri enormi, c'è cioè di tutto, insomma, non sono certo io indicato per spiegarvi tutto quanto. Io parto dal semplice, parto con la prospettiva che comunque dobbiamo, almeno chi suona musica classica, probabilmente avrà altri sistemi di studio. Comunque, dal presupposto si suona in musica leggera, comunque musica attuale, il mio approccio per lo studio dei modi e delle scale modali, infatti, la prima cosa è capire che c'è una bella distinzione tra le due cose. Allora, un modo, quando si dice ad esempio il modo dorico, il modo eoleo, sono modi minori, questo è da una parte può essere vero perché entrambi hanno la sonorità minore, la terza minore, ma il modo dorico è un mondo proprio a sé stante, è come quando si dice una tonalità è re dorico, non si dice re minore dorico, re dorico. E intorno a questo re dorico c'è tutto un mondo di suoni dovuti agli intervalli che si creano, agli accordi, quindi alle successioni armoniche, molto diverse ad esempio da una tonalità eolia, quindi minore naturale. Vediamo un attimo come nascono le scale modali relative a una tonalità, a una scala maggiore. Facciamo Mi oggi. Allora, Mi sappiamo che ha 4 diesis in chiave. Quindi le note sono Mi, Fa diesis, Sol diesis, La, Si, Do diesis, Re diesis e Mi.
Come sapete benissimo, partendo dal secondo grado della scala e suonando le stesse note, quindi con gli stessi diesis, stesse alterazioni, io creo la prima scala modale, quindi Fa diesis dorico. Ne avrò Fa diesis, Sol diesis, La, Si, Do diesis, Re diesis, Mi e Fa diesis. Proseguendo, andrò sul terzo grado, suonerò Sol diesis, La, Si, Do diesis, Re diesis, Mi, Fa diesis, Sol diesis e così via. Vi scrivo tutto, fino ad arrivare al settimo grado, e queste sono le cosiddette scale modali. Allora, innanzitutto, per comprendere le sonorità delle scale, quindi parlo di scale ora. Io di solito, o meglio, io all'inizio procedevo nel seguente modo: o facevo un tappeto, ad esempio, proprio con il basso, tipo un Mi a vuoto, facciamo conto di essere in tonalità di Mi minore, e suono le scale, ad esempio, dorica e eolia, sulla stessa nota, quindi sullo stesso tappeto. Oppure con un pad, un tappeto di Mi minore. Questo è Mi minore naturale, quindi Mi eolia. Famosissimi sono costruiti appunto con questa scala piuttosto che con quella eola. Armonizzando la scala maggiore, quindi torniamo un attimo al Mi maggiore, per chi è un po' ancora indietro con la teoria, consiglio un bel ripasso anche con le mie lezioni precedenti, i miei corsi. Comunque, armonizzando intanto a triadi, abbiamo una triade maggiore sul primo grado, Mi maggiore, una triade minore sul secondo grado, Fa diesis minore, una triade minore sul terzo grado, Sol diesis minore, una triade maggiore sul quarto grado, maggiore sul quinto, minore sul sesto. È diminuita, diminuita sul settimo grado. Allora, questi sono gli accordi, le triadi che si formano sulla scala maggiore. Se aggiungo una terza, un altro intervallo di terza a queste triadi, ottengo l'armonizzazione a quadriadi. Quindi avrò un Mi major 7 sul primo grado, quindi avrò un Fa diesis minore settima sul secondo, Sol diesis minore settima sul terzo, La major 7 sul quarto, Si settima sul quinto, Do diesis minore, quindi un accordo minore settima, Do diesis sul sesto, e semi diminuito sul settimo. Allora, se io questi accordi li traspongo in una tonalità di Fa diesis dorico, ad esempio,
Il mio primo grado, il mio centro tonale, non è più Mi maggiore, ma diventa proprio Fa diesis minore settima. Quindi tutto quello che creo sarà in funzione di questo accordo, di questo centro tonale, di questa tonica, che Fa diesis non è più Mi. Quindi non ha senso quando si parla di modo fare un riferimento a una scala maggiore. È vero che si costruisce proprio da una scala maggiore di riferimento, quindi ha le stesse attreazioni, ma tutte le successioni armoniche, tutte le cadenze, eccetera, eccetera, cambiano. Quindi vi faccio un bel riassunto nel PDF allegato e nella prossima lezione andiamo a vedere il modo dorico e soprattutto la differenza tra il modo dorico e modo eolio. Vi dico solo che tanta, tanta musica pop attuale non si direbbe, ma è costruita proprio con questo modo. Quindi non mi resta che sperare che queste lezioni possano essere utili e comunque che le troviate interessanti e preparare tutto il resto perché sarà un percorso lungo. Però cercherò appunto di essere semplice e di fare sempre esempi con canzoni, riff, assoli, perché si può usare i modi si possono usare sulla melodia, quindi una melodia che tocca delle note di una certa scala modale, si può usare i modi come successioni armoniche, quindi con degli accordi, come dicevo prima. Oppure per le scale, per l'improvvisazione. Se mi piace un colore del lirio su un accordo maggiore, posso suonare la scala liria invece la scala maggiore, ad esempio. Comunque vedremo tutto insieme prossimamente. Se vi piace, lasciatemi un pollice in su, un commento, proprio qualsiasi chiarimento. Domanda o critica, sono sempre disponibile. Quindi al prossimo video.